Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere Galli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, siccome molti mi guardano rompo il ghiaccio. Sì, so che è mezz'ora, grazie consigliere Pizzo. No, diciamo che il percorso che avevamo impostato, a mio sommesso avviso, era cominciato bene, era partito bene. Avevamo parlato nella conferenza dei capigruppo, tre capigruppo, di queste due sessioni sulle riforme istituzionali. Avevamo incontrato i costituzionalisti nello scorso mese di luglio, li abbiamo poi incontrati. Presidente Parolini, si chiede silenzio quando parla lei. Sì, io Li avevamo prego poi. l'aula di, scusi, Ha ragione. consigliere, presidente, prego l'aula di prestare attenzione, grazie. E appunto avevamo incontrato i costituzionalisti nello scorso mese di luglio, li abbiamo poi incontrati qualche settimana fa. Quindi era un percorso che diciamo infondeva le più legittime, le più rosee speranze per segnare quantomeno un dibattito che fosse fondato dal punto di vista teorico. Oggi ci troviamo di fronte, con tutto il rispetto per il Presidente Carugo e il Presidente Gallera, ha un ordine del giorno che è una striminzita paginetta e mezza, che dovrebbe essere la grande proposta di Regione Lombardia. Cioè la proposta forte, il colpo d'ala della Regione, l'intervento nel dibattito che spacca, perché questo ci siamo detto in conferenza dei capigruppo, è questa paginetta e mezza di ordine del giorno. Io voglio chiarire ogni dubbio. È evidente che la lista Maroni e il sottoscritto, l'ho appena firmato, voterà a favore di questo testo. Ma questo testo, di fronte alla gravità del momento, non rappresenta neanche il minimo sindacale. Questo è il punto. Insomma, la montagna ha partorito un topolino. Questo è il tema. La prima regione del paese, una delle prime regioni d'Europa, 10 milioni di abitanti, il 21% del PIL. Una regione che è oggetto di una rapina fiscale da parte dello Stato, che ha le mani e i piedi legati dal punto di vista politico-amministrativo, un residuo fiscale che ammonta a circa l'anno scorso 50 miliardi di euro. Ognuno di noi in età lavorativa tra i 14 e i 65 anni lascia allo Stato di Roma tra i 16 e i 18 mila euro, cioè compra la macchina nuova, in realtà non la cambia, va sempre in giro con quella vecchia perché questa macchina nuova la regala allo Stato di Roma. E questa è la risposta che noi diamo a questa situazione, alla rapina fiscale, al residuo fiscale, questa è la nostra risposta. Questo è il guanto di sfida che la grande Lombardia lancia allo Stato di Roma. Secondo me dovremmo porci questo interrogativo. Tra l'altro, già il fatto di far scrivere questo ordine del giorno, con tutto il rispetto che io ho per gli uffici, agli uffici, è l'ammissione di una sconfitta della politica. Perché lo diceva Weber, non il pilota di automobili, ma il sociologo, e Miglio ha perfezionato il concetto, quando la pubblica amministrazione, l'apparato amministrativo, si sostituisce alla politica utilizzando l'ordinamento, l'istituzione politica è morta. Questo è avvenuto nel momento in cui in due commissioni abbiamo delegato la scrittura dell'ordine del giorno agli apparati burocratici amministrativi, nei confronti dei quali io ho la massima stima e la massima fiducia, però l'hanno scritto loro. Questo ordine del giorno, lo abbiamo visto in commissione, è figlio delle larghe intese. È un ordine del giorno che, a mio sommesso avviso, è nato sul pendolino tra Milano e Roma. E però le larghe intese dovrebbero rimanere fuori di qui. Qui siamo nel Consiglio regionale lombardo e deve prevalere su tutto la dimensione politica dell'essere membri del Consiglio regionale lombardo, di rappresentare e tutelare gli interessi e le aspirazioni del grande popolo lombardo, perché lo abbiamo visto e lo vediamo ogni giorno, le larghe intese uccidono la democrazia. E allora dov'è lo spirito autonomista? Dov'è l'orgoglio regionalista dentro questo ordine del giorno? Dov'è l'autorevolezza della prima regione del paese?
Dov'è l'autorevolezza del terzo Parlamento della Repubblica? Io sono davvero mortificato e amareggiato. Qui siamo nel Consiglio regionale Lombardo e la dimensione del Consiglio regionale Lombardo deve prevalere su tutto, e sono anche stufo di una politica, e lo dico da capogruppo di una lista civica, che elude i contenuti, che è una politica sostanzialmente vuota di contenuti, perché sennò altrimenti hanno ragione loro e prenderanno sempre più consensi loro. Questo è il punto. Cioè, dobbiamo marcare il dibattito con serietà, con consapevolezza e con cognizione di causa, non come dilettanti allo sbaraglio. Dobbiamo sfruttare le occasioni che sono le occasioni per dire che ci siamo, che esistiamo, che abbiamo una nostra competenza, come quella di oggi e come quella del 25 febbraio prossimo, che però si stanno configurando come delle grandi occasioni perdute. Questo è il tema. Oltretutto, secondo me, oggi stiamo del tutto perdendo tempo, perché stiamo parlando del DDL del Rio. DDL del Rio, di fronte al quale autorevoli costituzionalisti hanno espresso le loro più fondate perplessità sulla costituzionalità del DDL del Rio, e probabilmente sarà dichiarato incostituzionale, che è la stessa fine che aveva fatto il decreto Monti del 2012, le iniziative vane del centrodestra del 2009 sulle città metropolitane, la legge delega di Prodi del 2007 e la revisione del titolo quinto del 2001. Cioè, ci troviamo di fronte al nulla di fatto. E allora oggi parlare qui delle città metropolitane è davvero un tempo sprecato, perché perdiamo l'occasione per dimostrare, secondo me, una cosa che dobbiamo dimostrare con forza, vale a dire che il regionalismo può funzionare, che le regioni a geometria variabile, se sono virtuose, come è il caso della Lombardia, funzionano bene e danno un supporto alle dinamiche di buon governo che è fondamentale. Noi a uno Stato che sta veramente morendo, che inasprisce, che batte gli ultimi colpi di coda, che inasprisce con la propria fiscalità e sta massacrando il corpo sociale, una regione che funziona e che funziona bene come la Lombardia non può rispondere con questo ordine del giorno, che, ripeto, io lo firmo, ma per carità, ma è il minimo sindacale, lo dico da sincero e autonomista. Secondo me qua dentro dobbiamo tutti farci un esame di coscienza approfondito, perché questa risposta è al di sotto della portata della sfida, è al di sotto di ogni legittima aspettativa, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. Il fatto di pensare di superare la crisi economica e sociale, ma anche il problema dei costi della politica, i problemi della sanità, i problemi del welfare, i problemi del dissesto della finanza pubblica, stringendo i cordoni della borsa, incrementando a dismisura la pressione fiscale di questo Stato che è sempre più burocratico, sempre più accentratore, sempre più ingordo e sempre più predatore nei confronti dei cittadini, mettendo in discussione l'esistenza stessa e la sopravvivenza dell'istituto regionale e del sistema delle autonomie locali, è quantomeno miope e soprattutto non fa gli interessi di un paese che non può crescere senza l'iniziativa e la corresponsabilità della sua articolazione territoriale, in particolare del Grande Nord, che è la locomotiva. La condizione è questa, che non è possibile costruire attraverso una regia politica istituzionale indifferenziata e marcatamente, ottusamente centralista. Una regia che è questo il dato di fondo, sta soffocando la celebrata e, a mio giudizio, legittimata costituzionalmente Repubblica delle Autonomie. Quando passò il titolo quinto nel 2001 si celebrarono i fasti della Repubblica delle Autonomie e tutti i giuristi lo fanno. La tendenza in atto è quella di soffocare la Repubblica delle Autonomie, e dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo dare una risposta che è all'altezza della sfida. Invece, appunto, di partecipare al dibattito con una proposta penetrante, presentiamo questo ordine del giorno, di fronte al quale francamente sono imbarazzato, pur rappresentando meno del minimo sindacale per me. Lo Stato sta cancellando le regioni, o quantomeno il ruolo politico delle regioni, il ruolo legislativo, amministrativo, l'intero sistema delle autonomie locali. E la capacità reattiva della grande regione Lombardia, l'atto virile della regione Lombardia, consentitemi questa espressione e questo ordine del giorno, è come se al nemico che mi sta bombardando con l'artiglieria per preparare l'assalto delle truppe io rispondo con la cerbottana. Secondo me a Roma, quando leggono questo ordine del giorno, non dico, però si mettono a ridere. Vengo a analizzare un pochino più approfonditamente
il dispositivo delle, dell'ordine del giorno. Al di là del fatto che si tratti di aria fritta, perché abbiamo già approvato una mozione, la numero 87, nel settembre del 2013, al di là del fatto che sui temi del regionalismo non si spende più di una riga, rilevato che il processo di revisione istituzionale in corso non tiene conto, non tiene la giusta considerazione il ruolo delle regioni, c'è un problema filologico, il processo di revisione costituzionale, perché è solo ne mettendo le mani nella Costituzione che io determino il cambiamento delle istituzioni, e quindi c'è anche un problema di grammatica, però la presa di posizione contro la deriva neocentralista è una riga e mezza. E vengo al dispositivo, appunto primo, punto primo, alla regione, affinché alla regione venga attribuita la facoltà di istituire enti di area vasta. Ma come? Ma non abbiamo neanche il coraggio di dire che rivendichiamo la competenza esclusiva dello Stato nel rapporto col sistema delle autonomie locali, vale a dire con comuni e province, ci limitiamo agli enti di area vasta, punto. Lo Stato ha la competenza esclusiva nel rapporto col sistema delle autonomie locali, che vuol dire province e comuni. Almeno abbiamo il coraggio, cioè mettiamoci dentro l'intero sistema delle autonomie locali, cioè il rapporto con province e comuni. Secondo tema, venga evitata la proliferazione delle città metropolitane. Sentivo dagli interventi di chi mi ha preceduto massimo 10. Ma stiamo scherzando? Ma in Germania e Spagna non c'è una città metropolitana, in Francia ce ne sono 3, Parigi, Marsiglia, Lione, in Inghilterra ce n'è una, e noi stiamo parlando di farne massimo 10, ma stiamo scherzando? Ma non so se ci rendiamo conto dell'assurdità politica di una cosa del genere. E addirittura alla Camera avevamo parlato di 18, al Senato di 20 città metropolitane, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, veramente, in commissione abbiamo detto massimo 10, ma è del tutto destituita di fondamento come presa di posizione. Oltretutto, quella della città metropolitana è davvero una riforma discussa e discutibile. Perché? Perché la dottrina dice che bisognerebbe anteporre valutazioni sociali e economico-produttive a quelle di tipo giuridico-formale. La storia, tra l'altro, ci dice che il pluralismo istituzionale, quello vero, è espressione di liberalismo, mentre la rigidità giuridica del sistema ordinativo è espressione di una politica accentratrice e prefettizia. E allora istituiamo le città metropolitane con la rigidità dell'ordinamento, assecondando un disegno accentratore e prefettizio. Questo è il tema, ma non se ne parla neanche. Il discorso sulla città metropolitana è un discorso che teoricamente ha fatto discutere, perché ci vuole una consapevolezza dal punto di vista sociale ed economico produttivo prima che la sua legittimazione formale della esistenza della città metropolitana. E il Censis lo dice chiaramente, il Censis nel suo rapporto sulla città metropolitana. Lo dice: la creazione di un tale livello di governo, la definizione dei suoi confini, dei suoi poteri, delle sue regole di funzionamento non possono essere decisi a tavolino ed essere applicati con un atto deliberativo, cioè con la forza dell'ordinamento, ma devono discendere dalla progressiva affermazione di un sentimento metropolitano che pervade i corpi sociali ed economici che la compongono. Dal centro del sistema politico-amministrativo questi valori devono essere riconosciuti e sostanziati, cioè i valori economico-sociali devono essere formalizzati nell'ordinamento giuridico. Qui si sta facendo il percorso inverso, cioè si sta partendo da un disegno burocratico, accentratore e prefettizio nella sua fisionomia per imporre ai territori l'ordinamento delle città metropolitane, di cui, come dicevo prima, nel resto dell'Europa non si ha la minima sensibilità e la minima contezza. Ultimo tema del dispositivo, e con questo mi avvio a concludere, anche se volevo riservare qualche riflessione finale al tema delle riforme istituzionali oltre il DDL del Rio, noi chiediamo che sia garantita alle regioni la più ampia e concreta partecipazione al processo di riordino complessivo dell'assetto istituzionale. Ora, noi stiamo parlando all'indomani della presentazione di un disegno di Camera delle Autonomie
in cui la presenza delle regioni è relegata ai 21 presidenti, vale a dire ai 19 presidenti di regione, più il presidente della provincia autonoma di Trento e il presidente della provincia autonoma di Bolzano. E i 21 rappresentanti delle regioni sono controbilanciati nella fisionomia del disegno che è stato presentato, i 21 rappresentanti delle regioni sono controbilanciati dai 21 amici del Presidente della Repubblica, che si elidono a vicenda. Perché? Perché nel disegno che è stato presentato ci sono 108 sindaci, rappresentanti dei capoluoghi di provincia. Poi mi devono spiegare perché si intende sopprimere le province e poi i presidenti di capoluogo di provincia sono così rilevanti da essere membri del Senato della Camera delle Autonomie. C'è qualcosa che non torna da questo punto di vista. Secondo elemento, non è che il sindaco del capoluogo di provincia abbia la titolarità di rappresentare i comuni piccoli, per esempio quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, o i comuni montani, che rappresentano delle tipologie di comuni molto particolari. Terzo elemento, che sottolineo con forza, è che alle regioni, quindi al regionalismo, viene attribuita la presenza di 21 rappresentanti che sono controbilanciati dai 21 amici del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica nomina 21 deputati nella Camera delle Autonomie, che espressione della società civile. E allora i 21 presidenti contro i 21 amici del Presidente della Repubblica si elidono a vicenda, e quindi emerge la figura dei sindaci dei capoluoghi di provincia nel momento in cui le province devono essere soppresse. Ci rendiamo conto del dilettantismo istituzionale e costituzionale di un disegno del genere? E allora noi chiediamo, di fronte a questo disegno che alle regioni non riconosce più spazio, che ci sia garantita la partecipazione al processo del riordino complessivo dell'assetto istituzionale. Secondo me ci fanno una pernacchia in faccia, scusate l'espressione, perché in questo momento la tendenza in atto è quella di non riconoscere alle regioni nessuna titolarità e nessuna capacità rappresentativa. Ultima, alcune considerazioni conclusive e poi concludo, scusatemi per la foga e per l'agitazione, ma sono temi che, come sapete, mi toccano nel profondo e di fronte ai quali mi inalbero, perché trovo veramente un'approssimazione politica e anche teorica notevole. Come si fa a dire facciamo una Camera delle Autonomie a 150 deputati nel momento in cui il Bundesrat tedesco funziona a 69? Cioè i deputati nel Bundesrat tedesco sono 69. Noi stiamo parlando di sostanzialmente più del doppio. Ma se il Bundesrat tedesco funziona perché è compartecipe della sovranità tra lo Stato centrale e i Länder, cioè le realtà periferiche, la Camera delle Autonomie può funzionare anche con molti meno deputati rispetto ai 150 che vengono sostanzialmente previsti. Un'ultima considerazione su quello che, a mio sommesso avviso, dovrebbe essere la strada del nostro futuro, al di là di istituzioni come la Camera delle Autonomie, alla quale ho fatto riferimento e che è stata presentata l'altro ieri, che proprio per effetto della sua struttura, secondo me, si configura come una specie di CNEL, cioè un ente che non serve a niente, in cui si registreranno le lamentazioni dei 108 sindaci che dicono il patto di stabilità, abbiamo il problema delle buche, nessuno li ascolta perché non è compartecipe della sovranità, e festa finita. Visto che i 21 presidenti di regione e i 21 amici del Presidente della Repubblica, confliggendo, si elidono reciprocamente, emergono i sindaci e sarà la Camera delle lamentazioni municipali. Questa è, secondo me, la fisionomia di questa Camera delle Autonomie che viene definita in questi ultimi giorni. Ora, è corretto partire sicuramente, e mi avvio a concludere, dal tema della Camera delle Autonomie, perché il percorso corretto è proprio: parto dalla Camera delle Autonomie e attraverso la Camera delle Autonomie metto le mani nel titolo quinto della Costituzione. È corretto come percorso, è molto corretto. C'è il problema della rappresentanza che deve essere risolto, e
diciamo, risolvere il problema della rappresentanza vuol dire fare i conti con un istituto che è irrevocabile in questo paese, che è l'istituto del regionalismo differenziato, cioè del fatto che le tipologie di regioni sono due, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, e bisogna trovare un meccanismo che le rappresenti entrambi. Io personalmente sono convinto che le regioni a statuto speciale possano, che le regioni a statuto speciale possano avere una rappresentanza sul modello americano piuttosto che svizzero, vale a dire, poiché le regioni a statuto speciale si collocano in prossimità del federalismo rispetto allo Stato centrale, perché con lo Stato centrale hanno un rapporto di contratto scambio, è evidente che riconoscere una quota uguale alle cinque regioni a statuto speciale ha un suo senso, vale a dire 2-3 deputati nella futura Camera delle Autonomie riconosciuti alle regioni a statuto speciale consente di rappresentare la categoria, cioè le regioni a statuto speciale, indipendentemente dalla loro densità di popolazione, anche se la Val d'Aosta ha 127.000 abitanti, la Sicilia 6 milioni di abitanti, perché io devo rappresentare la categoria rispetto alla sovranità dello Stato. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il modello deve essere quello del Bundesrat, quindi deve essere un modello che attribuisce una rappresentanza proporzionale alla densità di abitanti, e quello è diciamo, l'indicatore più immediato. E questo deve prevedere però degli accorpamenti tra regioni. Perché? Perché il meccanismo della sovranità compartecipata funziona nel momento in cui tra lo Stato centrale e i corpi periferici c'è una omogeneità, cioè lo Stato centrale si trova a far conto con dei corpi periferici che sono grosso modo uguali nella loro composizione. Allora, tolta la Lombardia, che con 10 milioni di abitanti rappresenta una vera anomalia, bisogna costituire dei corpi che siano sui 5-6 milioni. Allora il meccanismo di check and balance, cioè di pesi e contrappesi tra Stato centrale e realtà periferiche, può avere un suo meccanismo oggettivo di funzionamento. Quindi è necessario procedere agli accorpamenti, è necessario prevedere la rappresentanza del sistema delle autonomie locali, ovviamente con una quota di sindaci ricavata all'interno dei deputati di ogni regione, di ogni corpo regionale. Sulla consistenza vi ho già detto che bisogna tener conto che il Bundesrat tedesco ha 23 a 69 deputati, e le funzioni, sì, le funzioni sono quelle, sono le funzioni che richiamavamo prima. Dalla composizione della Camera, cioè vale a dire non partecipa alla formazione del governo, il procedimento legislativo non passa dalla Camera delle Autonomie ma rimane solo nella Camera dei Deputati, la Camera delle Autonomie viene coinvolta solo su particolari problemi di interesse regionale e è comunque a costo zero rispetto alle proposte che vengono avanzate, perché essendo composta da consiglieri regionali sono pagati alla fonte, semmai sono i sindaci che devono avere un'indennità per avere un'omogeneità di retribuzione. Per quanto riguarda l'intervento dopo la organizzazione della Camera delle Autonomie nel titolo quinto, sarò brevissimo. Bisognerebbe in teoria formalizzare una volta per tutte l'idea di questa Repubblica delle Autonomie, che i giuristi celebrano ma che costituzionalmente non ha dignità. E bisogna inserirla dove? Nell'articolo 5 della Costituzione Repubblicana, non c'è altro posto. Là dove si dice che la Repubblica riconosce e promuove l'autonomia, e dire guardate che esiste un soggetto istituzionale che si chiama Repubblica delle Autonomie. Bisogna intervenire poi nel titolo quinto, vale a dire nel 116, 117, 119, secondo me 131, perché? Perché nel 116 bisogna aumentare le materie che consentono di ricorrere al federalismo o regionalismo a geometria variabile. Sono poche e hanno poco senso, poco significato le materie che sono oggi inserite nel terzo comma del 116. E allora i conflitti di competenza che sussistono sul 117 materie concorrenti si risolvono trasferendo la più larga parte delle materie concorrenti nel 116 terzo comma, visto che
si parla sempre di 116 terzo comma e materie correlate di 117, è opportuno trasferire, per alleggerire le materie concorrenti, la più larga parte delle materie concorrenti che suscitano i conflitti di legislativi tra Stato e Regioni nel 116 terzo comma e rendere la praticabilità del 116 terzo comma più agevole. Non basta istituire dei tavoli tra la regione che chiede di appellarsi al 116 terzo comma e il governo, tavoli che poi arrivano sempre in un nulla di fatto. Anche questa regione ha percorso questa strada e ogni volta la trattativa si è arenata perché cambiava il governo, perché c'erano dei veti contrapposti, eccetera. Bisogna aumentare lo spettro delle materie che le regioni virtuose possono appropriarsi, di cui possono appropriarsi, trasferendo le materie concorrenti nel 116 terzo comma, la più larga parte, e poi rendere praticabile la strada del ricorso al 116 terzo comma per quelle regioni che sono virtuose, come è la fattispecie di Regione Lombardia. 117, l'ho già detto, si tratta di snellire le materie sulle quali dal 2001 in poi si è esercitato una folla di conflitti che hanno reso davvero difficile il rapporto tra il centro e la periferia, cioè tra lo Stato centrale e l'istituto regionale. E poi sono convinto, è l'ultima osservazione, visto che il tempo sta per scadere, bisognerebbe costituzionalizzare la macroregione. La strategia macroregionale in termini di economia, efficacia e efficienza delle politiche pubbliche, esattamente come si ricorre alle unioni dei servizi tra i comuni, allo stesso modo le regioni confinanti possono su una serie di materie, il turismo, i servizi, le infrastrutture, stabilire delle politiche convergenti. E allora è necessario che sia costituzionalizzata la strategia macroregionale, intesa proprio come territorio in cui le regioni virtuose esercitano le politiche pubbliche in termini di economia, efficienza e efficacia. Dove si può costituzionalizzare la strategia macroregionale? Nel 131. E allora questi sono i punti sul titolo quinto, 116, 117 e 131, che sono dei punti nevralgici per davvero rifondare in senso vero la Repubblica delle Autonomie, che non è mai nata e che non ha mai avuto adeguata rappresentanza. Ripeto, e poi ho finito, ovviamente il voto favorevole, perché l'ho già detto un paio di volte, questo ordine del giorno non rappresenta per me neanche il minimo sindacale, e lo dico da autonomista sincero. Certo, è meglio di niente, ma questa è l'unica ragione che giustifica il nostro voto favorevole. Però che delusione, che profonda delusione. Io personalmente aspetto fiducioso la seduta del 25, ma le premesse odierne, dopo il percorso che abbiamo compiuto sin qui, non sono per nulla incoraggianti. Anzi, a mio sommesso avviso, sono fortemente deludenti. Grazie. Grazie Presidente Galli.